Ben ritrovati sulla Nuova TV, nuovo appuntamento con l'intervista in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, le elezioni che eleggeranno i nuovi rappresentanti nel Parlamento lucano a Camera e Senato. E per lo spazio di oggi abbiamo in studio Franco Pace, candidato all'uninominale della Camera nel collegio Potenza Lauria, per la lista di Partito Valore Umano. Benvenuto Franco Pace. Un saluto a tutti i telespettatori e grazie per avermi invitato. E allora, candidato, abbiamo detto, alla Camera per questa nuova sigla che si presenta per la prima volta nel panorama elettorale. Che cos'è Partito del Valore Umano e che cosa si propone di fare? Allora, il Partito del Valore Umano, come dice la parola stessa, vuole mettere al centro delle scelte politiche il valore umano dell'essere umano, infatti, ridare quindi etica e dignità all'essere umano. Noi vogliamo ritornare ad essere dei buoni cittadini, non vogliamo essere dei sudditi e quindi vogliamo che le politiche e le scelte politiche devono essere a sostegno proprio dell'essere umano e dare valore e sviluppare i talenti di ciascuno di noi. Partito Valore Umano che è un progetto prettamente regionale oppure avete dei riferimenti nazionali? Allora, il Partito del Valore Umano è un partito a livello nazionale, non abbiamo nessun riferimento a livello nazionale perché noi siamo un partito della gente comune, siamo un partito delle famiglie e siamo tante persone in Italia, persone molto semplici, che abbiamo deciso di riunirci e fare qualcosa di concreto nei confronti per noi stessi cittadini. Infatti non siamo dei politici e vogliamo mettere a disposizione della collettività i nostri saperi e ciò che siamo riusciti in questi ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, diciamo, a concretizzare, diciamo in questo modo. E quindi dal vostro programma la parola chiave è centralità dell'essere umano, ma due aspetti importanti del vostro programma sono appunto il sostegno alle famiglie e il reddito di dignità. Vuole spiegare di cosa si tratta? Sì, allora, intanto abbiamo, come già detto, la centralità dell'uomo perché noi vogliamo creare un nuovo umanesimo, una nuova idea di come si debba fare politica in Italia a favore solo ed esclusivamente del bene comune, perché politica vuol dire bene comune, buona gestione della collettività. Il reddito dignità come sostegno alle famiglie, in quanto noi crediamo che un buono Stato e una politica efficiente debba poter mettere tutti i cittadini su uno stesso piano sociale, quindi eliminare la povertà e le disuguaglianze sociali in modo tale e deve creare le condizioni per poter permettere a ciascun cittadino di valorizzare il proprio talento e il proprio saper fare. Quindi questo reddito di dignità, che secondo noi deve avere un importo non inferiore a 1.500 euro, deve essere dato a tutti i cittadini maggiorenni, perché debbano poter coltivare le proprie passioni, i propri talenti e metterlo poi a disposizione della collettività. Il vostro è quindi un impegno finalizzato a costruire uno Stato moderno e solidale nel quale, dite espressamente appunto nel vostro programma, i cittadini devono sentire lo Stato come la propria famiglia. Sì, allora, lo Stato deve essere etico, solidale, saggio e creativo dal nostro punto di vista politico e umano soprattutto, perché deve essere in grado di trattare i propri cittadini come un genitore tratta un figlio. Quando una coppia decide di avere un figlio, non è che la mette al mondo e poi l'abbandona. La stessa cosa deve fare lo Stato. Quando decide, si prendono delle decisioni politiche o che riguardano la politica o il sistema monetario, deve pensare al bene comune, non al bene dei singoli. Quindi vogliamo passare con un nuovo umanesimo alla politica del noi e quindi altruistica, e abolire completamente questa politica che abbiamo adesso, che è dell'io egoistico e legato al business e al profitto personale. Altro tema di cui parlate nel vostro programma è quello della relazione tra i servizi e i costi e i benefici. Parlate espressamente di infrastrutture e di servizi strategici dello Stato in relazione con la soddisfazione poi reale delle persone.
Allora, sì, allora, secondo noi il primo punto che una buona politica deve tener conto è quello proprio di mettere in giusto equilibrio i costi e i benefici. Per costi intendiamo tutte le infrastrutture e i servizi strategici. Le infrastrutture sono le strade, le autostrade, gli acquedotti e i servizi che dovrebbero essere concessi al cittadino al più basso costo possibile e devono essere più efficienti possibili. Come beneficio si intende il reale godimento che ha un cittadino nei confronti dello Stato e nell'utilizzare questi servizi e infrastrutture, perché altrimenti non c'è equilibrio. Altri punti che toccate nel vostro programma sono quelli di una scuola libera e gratuita, di una sanità gratuita e preventiva, ma anche di un'agricoltura biologica e naturale. Allora, di cosa si tratta? Sì, allora, per quanto riguarda la scuola, noi vogliamo una scuola libera, gratuita e deve essere soprattutto una buona scuola, perché la scuola è importante che non bocci. Una scuola che boccia, secondo noi, è una scuola che fallisce in partenza, è un fallimento dell'insegnamento, è un fallimento dello Stato. La scuola deve far sì che ogni ragazzo esca dalla scuola formato e preparato. Per essere formato e preparato ci vogliono dei professori formati che devono essere in grado non di insegnare le singole discipline, ma devono essere capaci di far uscire da ogni singolo alunno il proprio talento e valorizzarlo. Non tutti possiamo fare tutto, ognuno deve fare quello per cui è portato, perché può dare il massimo. Per quanto riguarda invece, oltre alla buona scuola, giustamente il nostro programma si propone delle buone infrastrutture e servizi strategici, come abbiamo detto prima, e una buona sanità. La sanità deve essere efficiente, deve avere dei costi bassissimi o addirittura può essere gratuita e deve essere alla portata di tutti e dare uguale servizio a tutti i cittadini. Per quanto riguarda la sanità, noi vorremmo rivoluzionare qualcosa, nel senso che vorremmo affiancare alla medicina tradizionale anche delle medicine naturali e complementari, come l'omeopatia o la medicina quantistica, che oltre a curare il male in sé, deve curare, quindi oltre il corpo, deve curare lo spirito della persona. Altro argomento importante è quello delle pubbliche amministrazioni al servizio dei cittadini, soprattutto con controlli di risultati relativi ai manager. Sono progetti fattibili anche qui in Basilicata? Sì, tutto il nostro programma a livello nazionale deve essere rapportato anche a livello regionale e a livello comunale, anche dei singoli comuni, perché sono realizzabili ovunque. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, noi vogliamo una pubblica amministrazione più snella, deve essere accessibile a tutti e deve garantire a tutti i cittadini un servizio efficace e chiaro. Quindi ci vuole anche una semplificazione delle normative, quindi le leggi devono essere più chiare e non devono essere di facile interpretazione. Poi naturalmente la Basilicata sconta anche un problema atavico, che è quello della disoccupazione. Che idea ha il Partito del Valore Umano rispetto ad un problema che riguarda soprattutto tanti giovani costretti ad lasciare la Basilicata per motivi di lavoro o di studio? Avete una vostra idea, una vostra ricetta in merito? Allora, per quanto riguarda il discorso del lavoro, noi abbiamo una riforma proprio che riguarda il lavoro e vogliamo proporre una rimodulazione dell'orario lavorativo a 4 ore. Questo perché in questo modo, che cosa succede? A parità di stipendio naturalmente, perché in questo modo non solo si duplica la popolazione regionale o a livello nazionale per quanto riguarda l'occupazione, ma nello stesso tempo si dà respiro ed economia reale, perché noi mettiamo in circolazione liquidità vera e quindi diamo respiro alla micro, piccola e media impresa, che secondo noi sono davvero il perno trainante dell'economia di un paese industriale e civile moderno come lo è l'Italia, al contrario della globalizzazione che non è altro che speculazione e business. La Basilicata è anche terra di estrazioni, il petrolio rappresenta una risorsa di questa regione, voi in merito che idea avete?
Allora, per quanto riguarda un problema prettamente della Basilicata che è del petrolio, noi crediamo che lo sfruttamento del sottosuolo e di tutto ciò che riguarda il bene comune deve essere limitato e soprattutto deve essere soggetto a controlli molto severi, perché deve essere tutto in equilibrio con la natura, con l'ambiente e con l'essere umano che ci vive. Noi vorremmo evitare e abolire l'utilizzo di la possibilità di fare nuove perforazioni in Basilicata e vorremmo che quelle esistenti siano soggette a controlli molto rigidi perché non devono più, non devono, devono rispettare l'ambiente e dobbiamo evitare di inquinare non solo i terreni ma anche le falde acquifere che sono l'acqua alla base della vita umana. Questo sarebbe non un costo ma sarebbe un beneficio perché vuol dire fare prevenzione. La prevenzione è meglio che curare, come si suol dire, perché i costi sono più bassi ed evitiamo e diamo ai cittadini un senso di Stato e di buon padre di famiglia. Estrazioni, ma non solo, perché la Basilicata ha anche il tema dell'immigrazione. Secondo voi l'immigrazione rappresenta un problema oppure una risorsa? Allora, innanzitutto bisogna dire che l'immigrazione è legiferata da leggi internazionali, quindi se si tratta di profughi noi dobbiamo accoglierli e dargli la giusta accoglienza. Naturalmente io credo che per evitare tutto ciò che sta succedendo in questo periodo in Italia è necessario che queste persone non solo gli sia dato vitto e alloggio, ma devono essere anche collocate nella vita sociale e devono essere impegnate, perché se non sono impegnate sono possibili criminali o possono fare qualcosa che danneggi la collettività. Per quanto riguarda invece per abolire e eliminare questo problema dell'immigrazione, secondo noi bisogna fare degli accordi quadro con gli stati, quindi con le ambasciate di questi paesi poveri, perché bisogna portare le nostre conoscenze, i nostri saperi evoluti, le nanotecnologie direttamente nel loro paese, in modo da valorizzarlo ed insegnare loro come si fa agricoltura, come si fa industria, come si fa economia e come si gestisce il bene comune. Cosa risponde in merito a chi sostiene che la politica debba occuparsi prioritariamente dei lucani e delle opportunità per i lucani prima dei migranti? Allora, io dico una cosa, che la politica deve essere di sicuro, non possiamo dare agli immigrati un vantaggio o applicare una politica che sia a vantaggio superiore di quello del popolo italiano. Prima di tutto viene il popolo italiano, loro bisogna trattarli, rispettarli, ma bisogna avere un'idea chiara della collettività e del bene comune. Quindi prima i lucani, prima gli italiani e poi gli immigrati, perché non perché loro sono dei cittadini di serie B, ma dobbiamo far sì che loro ritornino nel loro paese e vivano nei loro paesi e devono venire in Italia come turisti e non come profughi. Torniamo per un attimo ai temi più politici. Che giudizio dà della classe politica lucana, a partire da quella regionale, fino alla pattuglia dei parlamentari che ci ha rappresentato fin qui? Allora, io credo che la politica sia diventata non un mezzo per fare gestire il bene collettivo, il bene comune, anzi sia diventata un'ambizione a un posto in Parlamento, quindi ad essere presenti nella stanza dei bottoni e avere dei vantaggi personali. Noi del Partito Valore Umano non andiamo contro nessun partito, non siamo contro nessuno, ma vogliamo che la politica diventi un bene per i cittadini, quindi deve essere fatta solo ed esclusivamente per il bene della collettività. Noi siamo stanchi di essere considerati cittadini di serie B e di non avere gli stessi diritti che possono avere i politici. Quindi vogliamo che la politica, il cittadino si riappropri della politica e si ritorni a una sovranità politica e una sovranità monetaria. Ultima domanda, tre temi importanti da tutelare per la Basilicata nel prossimo Parlamento. Allora, innanzitutto una buona scuola, secondo noi sono più di tre, abbiamo una buona scuola, quindi sì, questo è giustamente il nostro simbolo del Partito Valore Umano. Allora, i temi che noi vorremmo mettere subito in discussione sono la buona scuola, come abbiamo detto già prima, la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura biologica ed ecosostenibile.
Perché tutto deve essere in relazione e in equilibrio con il creato che ci circonda. Una sanità accessibile, gratuita per i cittadini e soprattutto efficiente. E vogliamo che tutto ciò che oggi sia di innovativo, di tecnologico e delle nanotecnologie e anche in tutti i settori della vita sociale devono essere fruibili dal cittadino nel posto in cui vive. Non dobbiamo spostarci da una regione all'altra per avere un servizio. E allora il nostro tempo a disposizione per la lista Partito Valore Umano è scaduto. Ringraziamo e salutiamo per essere stato qui allo spazio dedicato all'intervista Franco Pace, ricordiamo candidato alla Camera, al collegio uninominale Potenza Lauria. Grazie Franco Pace. Ringrazio lei e ringrazio i telespettatori. Chiedo scusa per l'emozione. E allora si chiude qui lo spazio dedicato all'intervista per le politiche del prossimo 4 marzo di quest'anno e naturalmente appuntamento ai prossimi spazi dedicati dalla Nuova TV alle elezioni politiche. Grazie.